Ci siamo divertite questa sera, sarebbe veramente troppo riduttivo, però prima di partire dal risultato un 4-4 in una gara spettacolare tra United Pomezia e Sporting Hornets, vorremmo un po' dall'autore di una tripletta, ma soprattutto un gesto che veramente serviva, zittire tutti sull'azione del primo gol. Sì, no, sono state le chiacchiere, le voci all'esterno, non quello che circola nel nostro gruppo, ma sono le voci all'esterno che mi danno fastidio per due partite fatte male, veniamo giudicati dalla pressione. No, noi siamo un gruppo, siamo squadra e lo dimostreremo a tutti. L'abbiamo dimostrato, Di Cicco, non soltanto con i gol, anche perché ti sei trasformato in assist man e all'ultimo per poco è mancata forse quel briciolo, quel passo in più, addirittura per andare a cogliere tre importanti punti. Ma sì, il gol arriva, è frutto del gioco, della squadra. Oggi abbiamo giocato a differenza delle partite scorse. Il gol poi arriva, l'importante è fare la prestazione, il risultato poi viene da solo. Bene, serviva a muovere la classifica, mister, dopo le ultime uscite che non avevano portato punti. No, buonasera a tutti. Fa piacere sinceramente giocare questo tipo di partite. Sono due pareggi che facciamo con i ragazzi dell'Hornets. L'anno scorso una vittoria noi, una vittoria loro. Tra noi escono sempre belle partite e quindi questo fa piacere. Io l'unica cosa che ho detto ai ragazzi dentro gli spogliatoi prima della gara, gli ho detto di godersi la partita, perché ultimamente troppo nervosismo, troppa pressione, ma anche noi stessi ci mettiamo pressione da soli e siamo bravi a farlo, e invece questo è lo sport più bello del mondo per quanto mi riguarda. Quindi dovevano entrare in campo e divertirsi, io credo che si siano divertiti. Poi ci sta all'ultimo, loro è una squadra che non ha mai perso un campionato, e un motivo c'è, perché è una squadra che fino all'ultimo gioca, e va bene così, ripeto, a noi interessava la prestazione c'è stata, e abbiamo ritrovato il gol con Luca, abbiamo fatto tante piccole cose fatte bene, potevamo fare altre, continueremo a lavorare, ma sono veramente soddisfatto di come i ragazzi hanno affrontato questa partita, che dopo le ultime prestazioni e dopo le tante chiacchiere, sinceramente meritavamo una partita così, la meritavano i miei ragazzi. Mister, ma sarà un caso, ma Stoccata in questo Paralavinium trova sempre il gioco di parole. La Stoccata l'anno scorso vi punì, quest'anno ha trovato un pareggio. No, lui è un bravissimo giocatore e sappiamo che la sua qualità migliore è il tiro. Infatti sul loro time out io quello che avevo chiesto era comunque di rimanere 1-3 invece che andare 2-2, o se andavamo 2-2 di pressare quella palla. Purtroppo è stato bravo lui comunque a spostarla e a calciarla di mezza punta, e ci stanno anche gli avversari, quindi può succedere. Noi dall'altra parte abbiamo sbagliato qualcosa in ripartenza che potevamo fare meglio, però ti ripeto, è stata veramente una bella partita, sinceramente, e lo dico veramente, al di là del rammarico per i punti e per il risultato, queste sono partite che quando le giochi così le puoi vincere, le puoi perdere, le pareggi, ma l'importante è averle giocate così. Il rammarico mio con i ragazzi, ci eravamo confrontati nelle ultime partite, era stato non giocare. Cioè noi contro la Fortitudo puoi perdere, specialmente adesso dopo il mercato importante che hanno fatto. Contro la Cioli puoi perdere, le puoi perdere tutte, questo è un girone dove puoi perdere spesso. Però devi approcciare e divertirti durante la partita, questo tutto qui. Bene, e abbiamo detto, ce l'ha annunciato mister Caporaletti, ci sono gli avversari non solo in campo, anche perché ci ha raggiunto la nostra postazione il presidente De Santis. Buonasera. Allora, una bella partita, ci si è divertiti veramente, e il pubblico che ha potuto partecipare in queste condizioni di emergenza Covid-19 sicuramente non si è annoiato. Ci sarà un caso in tre vittorie, questo è il primo pareggio lontano, ci sono anche gare da recuperare per lo Sporting Hornets, parliamo del girone di andata, però poi questo Sporting Hornets dà fastidio. Beh, dà fastidio, intanto buonasera a tutti, dà fastidio, è una squadra rognosa, una squadra giovane, tutta italiana, voluta fortemente così già da 3 anni a questa parte, che la politica societaria ci ha portato insieme a me e i miei soci a crescere puntando esclusivamente sui ragazzi. Bene, abbiamo visto uno soprattutto, Gattarelli, quest'oggi. Sì, Gattarelli è in classe 99, nuovo acquisto, oggi eravamo senza 5 titolari, senza 5 giocatori importanti come Armellini, Fratini, Di Gregorio Ottaviani e Armellini. E questo caso possiamo dire che hanno torto, perché erano assenti. Chi è stato in campo sicuramente non ha sfigurato. Chi è stato in campo ha fatto una partita importantissima contro una squadra per me fortissima, perché io quello che voglio sempre ricordare a tutti, l'anno scorso ci siamo affrontati in C1 e loro, anche se abbiamo vinto una volta e loro non hanno vinto un'altra, sono arrivati 20 punti sopra. Noi siamo una squadra completamente fatta da ragazzini, oggi c'erano 2 2000, 3 99, 1 2001.
cioè 3,97, cioè stiamo a parlare di, tranne Enzo De Vincenzo, il resto era un under 23 con arricchita da under 19, cioè una squadra che penso che in futuro farà parlare di sé. Noi, quello che chiedo io, che ho detto anche al mister, chiedo a tutti di divertirsi, perché se non c'è divertimento è inutile fare questo sport. L'Hornets è questo, quindi? Sì, l'Hornets è questo, è una squadra rognosa, una squadra che non molla mai, ha ripreso probabilmente da me e dal mister, perché noi ci siamo trovati con mister Medici e diciamo che abbiamo instaurato un rapporto spettacolare, perché viviamo la partita alla stessa maniera, fino al suono della sirena noi siamo dentro. Questa forse è la prima volta che rischiamo di prendere gol all'ultimo secondo, perché a oggi noi avremmo dovuto avere all'incirca tra i 6 e 8 punti in più con i gol sbagliati sotto porta proprio agli ultimi secondi. Partite che perdiamo 2-0, a un minuto dalla fine facciamo due gol e recuperiamo e rischiamo di andare a fare 3-2. La squadra è giovane, una squadra pazza, una squadra folle, una squadra che sta là, dà fastidio, ci starà fino alla fine. A oggi vanto mio è quello di essere comunque nel nazionale tra le uniche 9 squadre ad essere imbattute in tutta Italia, e non solo in B, A e A2 comprese. E oggi per fermare noi è servito un grande United Pomezia, e per fermare l'United Pomezia è dovuta servire una grande Hornets. Bene, grazie al presidente De Santis di aver raccolto il nostro invito qui alla nostra postazione. E allora ci trasferiamo di nuovo con mister Caporaletti, anche perché Luca De Cicco è impaziente di andare a farsi la doccia, ma soprattutto però gioisce perché ritrovare il gol lo carica ancora, anche se noi sappiamo, conoscendo anche il suo carattere, non molla mai, lo ha dimostrato proprio quest'oggi. Luca, i punti servono, serve ritrovare, ma voi non vi siete mai smarriti, nonostante questo che hai denunciato, queste critiche soprattutto piuttosto pesanti, che però, come si dice, danno forza. Forse sicuramente ne usciremo fuori, come ho detto in precedenza, e ne sono certo di questo. E niente. Mister, ma sentendo questo monito, questo può essere un suggerimento. Cosa? Questo suggerimento da parte di Luca, noi ne usciremo fuori perché ne sono convinti loro come squadra. Ma ne sono convinto anch'io, i ragazzi hanno qualità morali sopra la media e quindi sono convinto che faremo bene. E dispiace in questo periodo di crisi aver perso un ragazzo, prima che giocatore, come Edoardo Savi, a cui facciamo i nostri migliori auguri, ci rincontreremo in campo. Per il resto solo volevo dire una cosa al presidente: è vero, squadra giovane, squadra tignosa, ma anche tanta qualità, quindi complimenti a voi. Dall'altra parte noi, ripeto, siamo qui, ci stiamo godendo il nazionale, lo diciamo dalla prima partita, stiamo facendo il massimo. Per voler giocare ogni tanto prendiamo l'imbarcata e ci sta, se giochiamo come oggi ne prendiamo poche però. Allora, con De Santis invece chiudiamo rapidamente, anche perché dobbiamo lasciarvi andare. Sarà un girone di ritorno bello? Beh, intanto spero prima o poi di finire il girone d'andata, visto che mancano 1000 partite. Ne mancano tante. Sarà un girone scoppiettante, dove tutte le squadre, a partire da United Pomezia, da noi, dall'History 3Z, a finire ovviamente da Eur Massimo e Fortitudo, che magari a livello di singoli stanno messi un pizzico avanti a tutte quante noi. Per il resto sarà un girone scoppiettante, ripeto, occhio, perché il Mediterraneo è rientrato con 2 acquisti, non c'è una squadra che dici vai lì, gioco, vinco facilmente. Girone forte, girone tosto, ci prendevano in giro all'inizio della stagione perché dicevano che era una C1 rinforzata con la Laziale, con Annessa due sarde. Io penso che in tutta Italia, forse tranne un paio di squadre, chi viene qua arriva ultima.